L'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie è ad un passo da poter tornare ad offrire le prestazioni ordinarie. I numeri della pandemia sono in calo e si sta predisponendo un piano per il graduale ritorno alla normalità. Il percorso di riattivazione di tutti i reparti è stato illustrato questa mattina dal direttore del Dipartimento Ospedaliero della ASL BT, Andrea Sinigaglia, alla direttrice generale Tiziana Di Matteo, in visita al nosocomio bicegliese insieme al direttore sanitario Alessandro Scelzi. Oggi in sede di sopralluogo ho fatto visionare quelle che sono, diciamo, le aree che erano già pronte per un eventuale di immediato shift. Sicuramente i numeri e l'organizzazione, i numeri dei pazienti Covid e l'attuale organizzazione strutturale non consente, per motivi di sicurezza clinica, poter, diciamo, tenere i due percorsi possibili. Questo lo potremo fare nel giro dei prossimi giorni, quando avremo una riduzione del numero dei ricoveri. Doppio percorso di pronto soccorso, un pronto soccorso no Covid e un pronto soccorso, diciamo, Covid con un OBI. Le malattie infettive ancora, diciamo, a sostegno e a supporto delle attività Covid, il dipartimento materno-infantile con ostetrice, ginecologia e pediatria è in una fase immediatamente, diciamo così, di ripartenza insieme alle attività chirurgiche. In una seconda fase, ripresa delle attività nelle aree mediche, quindi nella medicina interna e lungodegenza e nella cardiologia. Il piano di riapertura dovrebbe partire nei primi giorni di aprile e svilupparsi poi in maniera graduale e costante, al fine, oltre che di recuperare tutte le attività specialistiche dell'ospedale di Bisceglie, anche di decongestionare le attività sui presidi di Andria e Barletta. Auspichiamo che entro aprile, la prima quindicina di giorni di aprile, possiamo già ripartire attraverso una pianificazione, come poc'anzi, diciamo, esplicitata, che consente di restituire alla collettività quello che è giusto, cioè le attività assistenziali no Covid. Ovviamente sarà fatta un'adeguata programmazione e sarà presentata alla direzione strategica. Nei prossimi giorni con il dottor Matera vedremo gli interventi che sono necessari per poter rifunzionalizzare il blocco parto, con IV inclusa una sala operatoria dedicata, e quindi cerchiamo un attimino di mettere dei punti, diciamo così, di riferimento per quanto riguarda la tempistica per la collettività.